chiedo a Alfonso Sabella se può salire sul palco, perché così approfondiamo anche un attimo la parte istituzionale e amministrativa prima di passare a quella più progettuale, appunto. E, Alfonso Sabella, in quanto, non so dove vuoi metterti, in quanto ex assessore alla legalità del Comune di Roma, si è occupato di Ostia come delegato del sindaco Marino. E quindi ci potrà raccontare quella che è la sua esperienza nella lotta per liberare il mare e soprattutto, secondo lui, quali sono i passaggi prossimi che dovrebbero essere fatti per arrivare a questo ripristino della legalità. Io credo che sia piuttosto lunga, già solo se cominciasse a raccontare, anche se sono stato ad Ostia solo 4 mesi, ma sembra che ci sia stato 20 anni. La situazione che ho trovato sul mare è stata quella di assoluta illegalità e non credo che la situazione sia assolutamente cambiata adesso. È inutile girare intorno alle questioni, ma io ho provato faticosamente a ricostruire la storia delle concessioni, concessione per concessione. Quello che ho trovato è che, posso dirlo senza paura di essere smentito, che delle 71 tra stabilimenti, concessioni, spiagge libere e quant'altro, non ce n'era una che fosse una perfettamente in regola. Ho visto di quelle cose che assolutamente fuori da ogni logica. Ho trovato concessioni che non erano tali e che non sono tali, ma che tuttora vengono riconosciute come concessioni di stabilimenti sulla base di falsi in atto pubblico. Parlo per esempio di asserite errori materiali che avevano trasformato rimessaggi di barche in stabilimenti e sono ancora stabilimenti. Ho trovato concessioni che avevano delle planimetrie false, taroccate, e che si possono vedere anche a occhio nudo, perché abbiamo concessioni che erano state realizzate, si erano state rilasciate sulla base di planimetrie redatte nel 2000, firmate da un ingegnere privato, e poi la regione aveva fatto i rifacimenti, ma ancora quei litorali erano estesi il doppio e avevano inglobato anche pezzi di spiagge libere, e però ancora risultano per la metà o per meno della metà, ancora oggi sulla base di planimetrie firmate successivamente da altri tecnici privati che hanno attestato che l'estensione di quegli stabilimenti era uguale a quella di 20 anni prima, quando, dopo i vari rifacimenti intervenuti, quando quell'area era diventata il triplo. Ho trovato concessioni che avevano proprio tra gli impegni del concessionario quello di rispettare il PUA di Veltroni, cosa che non è mai avvenuto. Vi ricordo che quel PUA è stato pubblicato ancorché è stato fatto accuratamente sparire, scusatemi la franchezza, perché è quasi introvabile, è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e il PUA di Veltroni prevedeva tra uno stabilimento e l'altro un varco d'accesso al mare della larghezza di 1 metro per un me e 1 metro, 1 metro su una concessione, 1 metro sull'altro. Marrazzo, in sede di approvazione regionale, l'aveva portato a 3 metri, 1 metro e mezzo uno stabilimento, 1 metro e mezzo un altro stabilimento. Quindi i varchi al mare diventavano innumerevoli, tante quante sono le concessioni. Assolutamente sparito. In molte concessioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, mai obbligato, e ricordo a tutti che il Consiglio di Stato, sia pure forse sbagliando, ma comunque ormai il Consiglio di Stato è Cassazione, ha stabilito che quel PUA ancora oggi è valido. Questo l'ha stabilito il Consiglio di Stato con 3 distinte ordinanze. Cosa che tutti ci stiamo dimenticando. Quindi, quel piano di utilizzazione degli arenili, in molte concessioni era previsto l'obbligo del concessionario di adeguarsi a quel piano di utilizzazione degli arenili, cosa che non è mai avvenuto e che quindi avrebbe comportato l'immediata decadenza. Ho visto che in molti concessionari avevano avuto degli abusi, avevano commesso degli abusi edilizi, per cui era esecutivo ormai l'ordinanza di demolizione, cosa che avrebbe dovuto portare de plano alla revoca alla decadenza della concessione, cosa che non è stata fatta. Ho visto come la stragrande maggioranza degli abusi edilizi costruiti sul litorale, ricordo a tutti che il piano regolatore, e questo era un contrasto che io avevo, ne parlo con massima franchezza con l'assessore Caudo, il piano regolatore di Roma non prevede spiagge arenili nel piano regolatore, non perché a spiagge arenili si applica la minima cubatura possibile, ma perché su spiagge arenili è semplicemente vietato costruire. Quindi andare a riconoscere i reinvestimenti per gli abusi edilizi che hanno fatto sulle spiagge mi pare che sia qualcosa che non sia né in cielo né in terra sul piano normativo. Ho visto che molte concessioni avevano l'obbligo, molte, molte, sto parlando di tantissime,
C'era scritto espressamente: la recinzione verso terra non deve essere in muratura, ma con recinzione al giorno, deve permettere la visione del mare e deve essere fatta in materiali ecocompatibili e non deve essere alta più di 90 cm, quelle che avevano un'altezza maggiore erano 110, non si capisce su quale logica, qualcuno 90 e altri 110, e sapete perfettamente come il lungo muro sia pressoché una costante. Ho visto la stragrande maggioranza degli abusi edilizi realizzati, vi dicevo, sul lungomare, che non venivano sanzionati, su cui mancavano le ordinanze di demolizione. Ho chiamato i vigili, li ho fatti nuovi, i vigili sono tornati dopo circa un'oretta all'UAL nella pineta di Castelfusano, sono arrivati con due macchine cariche di fascicoli con cui avevano denunciato in realtà la stragrande maggioranza degli abusi edilizi realizzati sul lungomare. Abusi edilizi che sono seppelliti all'ufficio condono edilizio perché la procedura di demolizione non è andata avanti in quanto il concessionario di turno ha presentato istanza di condono, istanza chiaramente irricevibile perché si tratta di bene demaniale oltre che protetto da vari vincoli, tra cui quelli ambientali, ma la pendenza dell'istanza di condono bloccava automaticamente il procedimento amministrativo e nessuno si è guardato bene, tutti si guardavano bene dall'andare a sollecitare la definizione di quell'istanza di condono. Quando ho chiesto al generale Apostolo di stamparmi il tabulato dell'elenco degli abusi edilizi realizzati sul lungomare, mi è venuto fuori un blocco così. Non erano le pratiche, ma erano soltanto semplicemente l'elenco degli abusi edilizi per cui era stata presentata istanza di condono. Ora, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire semplicemente che il problema qua, al di là della Bolkestein e della legge, io non posso che ringraziare Francesco Abbiondo e l'amministrazione regionale, il presidente Zingaretti, per l'impegno che hanno dato nel nuovo regolamento, nella nuova legge, innanzitutto il nuovo regolamento. Attenzione, la nuova legge prevede un comma di cui forse non si è capito bene l'importanza su Ostia, che è il comma sesto dell'articolo 7, quello degli ambiti omogenei, cioè significa che Ostia Lido, il centro di Ostia, deve avere una spiaggia libera, enorme, lì. Questo significa, in pratica, quindi che non ci possono essere il muro dal pontile fino al curvone, il muro non ci deve più stare. Ci deve essere, almeno per il 20%, deve essere spiaggia libera. Questo emendamento l'ho voluto fortemente io, devo ringrazio il presidente Zingaretti per la sensibilità che ha mostrato e questo significa veramente dare finalmente una visione a Roma, non a Ostia, a Roma di città di mare, perché finalmente il nucleo urbano di Roma potrà affacciarsi sul mare e non credo che con tutti i giochetti che si possano fare, gli ambiti omogenei e non ambiti omogenei, che questa norma possa essere superata, va abrogata, se si riesce a farla abrogare dalla regione bene, altrimenti va rispettata e se va rispettata qualche concessione del centro di Ostia deve inevitabilmente saltare qualche stabilimento. Io quando ero arrivata a Ostia capisco perfettamente perché il mio obiettivo era quello duplice, è quello previsto nell'articolo 54 della Costituzione, disciplina e onore. Disciplina mi diceva che io la prima cosa che dovevo fare lì era acchiappare le ruspe e tirar giù tutto quello che potevo tirar giù. Questa era la disciplina, il rispetto delle leggi. L'onore mi diceva che io non potevo minare l'economia di una collettività, che non potevo privare i romani del loro mare, che non potevo fare queste cose perché avrei fatto dei danni enormi. Mi vanto di dire che nonostante i varchi al mare, gli abbattimenti dei chioschi di Castel Porziano, tutte le concessioni, tutti gli stabilimenti, quando ci sono stato io, sono stati tutti in funzione e l'estate del 2015 è stata un'estate dalle uova d'oro per Ostia. Una gallina dalle uova d'oro per Ostia. Non è stato interrotto un servizio, abbiamo rispettato tutto e non è costato un euro alla collettività perché la pulizia delle spiagge di Castel Porziano l'abbiamo fatta realizzare gratis a chi aveva preso la concessione al posto dei chioscari dell'affitto e il noleggio dell'esdraio e degli ombrelloni. Questo si è fatto, ma il mio problema è stato che avevo preparato tutta una serie di provvedimenti di decadenza delle concessioni che avrei azionato ma che non ho avuto il tempo di portare avanti. Ovviamente adesso sono partiti altri istruttori, mi sa che si sta andando in questa direzione. Ora, al di là della legge, di quello che è previsto dalla legge, io capisco che ci sono delle esigenze dell'economia che vanno rispettate, le esigenze di chi ha fatto degli investimenti reali, delle esigenze di padri di famiglia che hanno lavorato, capisco perfettamente tutto. Il problema è, io vorrei che la legge dia la possibilità di avere quei vantaggi che gli consentono di
avere una, diciamo, un diritto di prelazione su quella concessione solo ed esclusivamente laddove tu ti sei comportato per bene. Hai capito che quello che facevi, il concessionario, sì, hai diritto di guadagnarci, hai diritto di fare i miliardi, hai diritto di fare i soldi, è il tuo diritto riconosciuto, l'iniziativa imprenditoriale va tutelata, però tu stai gestendo un bene pubblico, tu hai gestito un bene pubblico, tu hai una concessione di un bene pubblico per rendere più fruibile l'utilizzo al pubblico di quel bene, non per metterci un tornello, per impedire ai cittadini di Roma di accedere al mare. Questo è quello che bisogna che si capisca perfettamente. I problemi dei balneari non sono solo i problemi di Ostia, attenzione, sono i problemi di tutta l'Italia, e l'industria balneare è un'industria importante per l'Italia, non va pregiudicata e va valorizzata, ma va valorizzata con criteri di modernità e con criteri, anche perché, parliamo chiaro, signori balneari, il vostro modello di mare in gabbia è superato, non rende economicamente, rende molto di più un chiosco attrezzato in una spiaggia libera, Che le cabine e quel mare per VIP, perché la gente non, che può permettersi quel lusso di quel mare in quel modo lì è sempre meno, purtroppo, e comunque non è un mare che ormai economicamente attira. Io, Francesca mi perdonerà, avrei voluto vedere nel regolamento delle spiagge, avrei voluto vederci in una parola, canapo. Cioè, dire, le delimitazioni degli stabilimenti devono essere costituite da canapi. Non volevo vedere la parola varchi. Io li ho aperti i varchi, ma ero perfettamente consapevole che il varco, oltre il simbolo, non significava altro. Non è il varco che risolve il problema del mare di Roma. Il problema del mare di Roma è quando si crea una soluzione, non si creano soluzioni di continuità tra terra e mare, perché solo così Roma può essere la capitale del Mediterraneo. Mi sarebbe piaciuto leggere quello che c'era, per esempio, nella vecchia legge regionale, che prevedeva che le recinzioni laterali non potessero essere in muratura ma in materiale ecocompatibile e non coi muri. Io ho delle fotografie nel mio cellulare di lager veri e propri. Sì, ma non è scritto però chiarissimo. Materiale ecocompatibile, ma poi si inventeranno una muratura ecocompatibile. Io avrei voluto leggerci legna, avrei voluto leggerci canapo. A me, dico per carità, politicamente, ma questo mi rendo conto, adesso non posso più parlare da politico perché non lo sono più, dico, ma mi sarebbe piaciuto vedere un canapo che separasse le singole concessioni l'una dall'altra. Sì, è vero, c'è da proteggere, ma si poteva fare diversamente, si poteva mettere negli investimenti, si poteva fare un sistema di vigilanza privata, ma si poteva creare questa grande interazione tra Ostia e il mare. Del resto, il PUA di Veltroni, se l'ho andato a vedere bene, prevedeva un nucleo centrale dello stabilimento protetto, e fuori da quel nucleo, invece, spiaggia, arenile, terra, come Rimini. Quel modello lì, perché Roma non se lo può permettere? Perché non lo può avere? Io capisco che tutto questo può essere impopolare, ma quando io ho visto quell'insulto che io ho considerato in uno stabilimento, l'ho visto come un insulto, avevano posizionato, come si chiama, il Battistini mi pare che fosse, avevano posizionato le cabine in maniera tale che ovviamente il mare non si vedesse, e in quelle fessure, quella che hai visto, ci avevano messo l'edera finta. Proprio non devi vederlo il mare, è gratis, era gratuito quell'edera finta là dietro, perché proprio in quello spazietto che ti permetteva di vedere un po' di azzurro ci avevano messo il verde dell'edera finta da 4 soldi. Ora, Roma, signori, la nostra Costituzione tutela la bellezza, perché noi ci dimentichiamo che la nostra Costituzione tutela anche la bellezza. Il litorale di Roma è splendido. Io, per carità, il mare non è veramente quello caraibico, io sono d'origine siciliana e conosco un altro tipo di mare, ma spiagge come quelle di Capocotta e di Castel Porziano obiettivamente sono delle rarità, sono straordinariamente, sono splendide. Ora, col meccanismo del 50%, cara Francesca, tu sai perfettamente che il 50% è tutto Capocotta e Ostia e Castel Porziano, e che il 50% è Roma, grosso modo, lo rispetta così com'è, 33, e appunto, mentre con gli ambiti omogenei riusciamo a superare questo e creiamo praticamente che una situazione per cui Ostia potrà avere finalmente, o Roma potrà avere finalmente, una grande spiaggia libera direttamente dove degrada la città, degrada l'agglomerato urbano. Questo è lo stato dell'arte.
Io mi dispiace perché all'inizio volevo arrivare, poi per carità ho perso, come sono un perdente di successo, come un amico mio mi definisce. Però devo dire, all'inizio avevo cercato di trovare un accordo con il mondo balneare e credevo di esserci riuscito. L'accordo sui varchi mi sembravano anche ben disponibili, anche perché molti di loro intelligentemente avevano capito che quel modello di balneazione andava superato, che probabilmente avrebbero reso di più altre tipologie di offerta. Però il patto è stato violato pressoché immediatamente, e non soltanto per i ricorsi al TAR, per il ricorso al Consiglio di Stato, per quello, ma anche per l'accordo che si era trovato sui varchi, per l'accordo che si era trovato su un abbattimento graduale indolore del lungo muro, per tutto quello che in qualche modo c'eravamo detti. A quel punto si è combattuta una guerra che però mi vanto di dire non è stata sulla pelle dei cittadini, perché, lo ripeto, quella stagione del 2015 Ostia non solo non ha perso un solo bagnante, ma ne ha avuti molti, molti di più, ma non c'è stato un solo giorno in cui i servizi siano stati interrotti sulle spiagge, e persino nello stabilimento sequestrato ai fasciani sono riuscito ho minacciato la mia collega del tribunale che gestiva quello stabilimento affinché ponesse il servizio di bagnine e salvataggio a nuoto. Quindi io credo che le cose si possono fare con disciplina e con onore, si possono fare rispettando le regole, perché le regole abbiamo tutti il dovere di rispettarlo, ma dando anche riconoscimenti, ma chi ve lo ripeto, a coloro che hanno avuto la consapevolezza, la coscienza, e ce ne sono, attenzione, non è che il mondo dei balneari di Ostia è fatto tutto da delinquenti, per quanto ci sono tutta una serie di irregolarità che io ho riscontrato nelle concessioni, ma ci sono varie irregolarità che sono inezie, che possono essere agevolmente sanate e risolte, che sicuramente non pregiudicheranno la possibilità per questi di avere nuove concessioni, ma alcuni di loro, devo dire la verità, in certi casi non si sono comportati realmente da concessionari di un bene pubblico, si sono comportati da proprietari, e questo da proprietari significa che se io sono il proprietario di quello stabilimento ho privato il cittadino italiano, i turisti del mare. Mi spiegate perché, santo Dio, Roma, ora non voglio dire una cosa, a Ostia non ci sono alberghi a 5 stelle, non c'è un'offerta turistica degna di questo nome? Ma quante volte, ma quale altra capitale europea, ma quale altra grande città del mondo, e lasciamo stare bella come Roma, quale altra città del mondo può permettersi di rinunciare al mare? Cioè, la gente ha la possibilità dell'offerta di Roma, di avere tutto quello che Roma offre e più il mare. Gente che si fa le vacanze a Parigi e poi magari si va a fare quattro giorni a San Malò, che per carità, lasciamo stare, rispetto a Roma è un'altra cosa. Ma perché? Perché ha bisogno del... Ma se Parigi avesse il mare, come si dice, e Roma ce l'ha, e allora perché? Perché Roma non deve avere il suo mare? Perché non si deve dare questa offerta? E qua ci vuole però un grande investimento, perché una cosa che occorre superare, e chiudo, è questa soluzione di continuità tra Roma e Ostia. I cittadini di Ostia dicono vada a Roma. Io mi piacerebbe tanto che un giorno di questi dicessero vado in centro. Forse sarebbe anche meglio. Grazie ad Alfonso Isabella.